Qualificate a fare successiva 8 che più deboli. Thank you.
cazzo perché è cazzo. Che cazzo perché Cheeseburger Kebab Shop è interessante anche questa. No, queste qui sono le squadre, quelle di modalità, come si chiama? Le non Fantasy Teams, quelle altre, quelle che non sceglieva mai nessuno, e questo qui è il mega torneone che io che io facevo ogni volta, ogni pomeriggio libero, quando avevo 15-16 anni. No, partita difficile adesso. Cypher Babes fanno valere, grande vittoria del Liverpool. Non c'è la Valletta, ci sono squadre peggiori, ad esempio questa Sensible Football Club Bobby Banyan sarà una partita per stomaci forti, no, più difficile previsto. Boh, Swast Deadlines sarà una squadra terrificante, infatti non è ancora finita la prima giornata questa. Guarda, prossimamente mi penso a delle versioni della Super Cup fatte ancora meglio. Questa qui è la modalità classica, quella da 48 squadre con quanti sono? 6 gironi da 6 squadre e poi un sistema che si articola in maniera molto allegra. Non mi ricordo neanche che risultato ho fatto. Sistema che si articola in maniera molto allegra in modo da avere più partite possibile. Ciao Andrea! Ciao! Allora, questa qui è il mega torneone che facevo simulando tutte le partite. Non riesco a vedere cos'è sta emoji, ma ok, il mega torneone, dicevo, facevo simulando tutte le partite quando avevo 15-16 anni. Wow, bella interessante sto 6-2. Con le squadre, quelle edited teams, che di solito non editavo mai perché mi spaccavo di editor su PES, di solito qua no. Interessante vittoria del 90 minutes, vediamo come... 90 minutes, super bene. Vediamo, queste sono le mie ragazze, Cypher Babes. 3-1 su Swast Deadlines, non era difficile, ma ci sta. Ah, Battistuta, ok, adesso vedo che è Battistuta, sembrava uno su una slitta, ma adesso vedo che Battistuta con la maglia della Fiorentina 98-99, la loro annata migliore. Sì, interessante perché si buttavano via dei pomeriggi allegri in questo modo. Ah, 1-1 con Scout Badges. Quindi dopo simulo solo le partite della prima fase, dopodiché le altre le metto in modalità allenatore. Ok, non bene qua. Troppi pareggi. Non mi ricordo come erano le... ma guarda, Davide, se non giochi con squadre a caso godi solo a metà andare a prendersi le squadre dei paesi più assurdi era una delle gioie di questo gioco.
Motion Overkill che batte 4-1, uno dei pochi risultati veramente pesanti di questo primo turno. Vediamo la classifica cannonieri. Cheese e Tina. Vediamo le mie invece. Segniamo poco purtroppo. Anche infatti. Manco gliel'avessi chiamato sto 0-0. Però andiamo saldamente in primo posto, anche se non vinciamo le tre giornate, tipo. Primo posto in mano nostra. Ok, siamo anche senza un'esterna destra. Vabbè. Abbiamo vinto finalmente. Finalmente una bella vittoria. The Sad Truth sempre ultimissimo qua con 8 sconfitte su 8 partite, 4 gol fatti, 24 subiti. La classifica cannonieri, Tina e Scott Walsh. Tina di The Slag Heap e Scott Walsh di Wave United. Sono un sacco di 0-0 stasera. Una volta era più scoppiettante, altre volte era più scoppiettante. Vabbè, ultima partita del girone. Si è rotta l'attaccante titolare e vai, però abbiamo vinto. È anche difficile vincere contro il Wolves Deadlines. Ah no, non è l'ultima partita del girone, vabbè. È vero, sì. Dobbiamo rimetterci in mano, in qualche modo faremo. Ok, 0-0 contro Scout Badges. E abbiamo perso anche il primo posto per la differenza reti contro 16 Dwarfs. I 16 nani. Li abbiamo battuti, siamo ripresi il primo posto, scontro diretto e via andare, si va al secondo turno. Ottimo, allora qui adesso si entra nel serio. Adesso vi faccio vedere le partite e questo qui è il secondo turno con 4 gruppi da 4 squadre. Anzi no, 8 gruppi da 4 squadre. Infatti noi siamo con Emperor City, Just Nipping Out e Professionals. Dovrebbe essere passabile facilmente. Up the Eagles, but the bar. Vediamo, 90 minutes 11. Inizia a fare schifo dal secondo turno di solito. Ok. Intanto sostituisco e metto in campo quelle che sono rientrate degli infortuni. E qui, visto che il pubblico chiede,
Ah, vai, vai, vai. Peccato, peccato. Peccato. Sotto porta, quella dovrebbe essere Joe Thomason, se è il numero di... No, il numero 10 è Joe Thomason, numero 11 Yves Dose, che appunto si è appena sbagliato sto gol facile sotto rete. Vai Joe, vai che... Vai, vai. Ah, peccato. Che sabolgia. Attenzione che questi qui, se sono arrivati qua, vuol dire che ci sanno fare. Ah, peccato. Peccato di Ubris. E vabbè, ma da lì tira. Accidenti. No, Davide, io non sto. Io sono in modalità allenatore, non sto controllando i giocatori. E poi qua si gioca con un sano 4-4-2 all'inglese, quindi si va avanti a testa bassa e a palla alta. Non si fanno ste robe moderne, tipo la costruzione del basso, il gioco da dietro. Dai, accidenti. Che fatti? Testa bassa, palla alta, si fanno ste cagate al limite dell'area. Con più tiri in porta, più possesso palla, e vabbè. Che sofferenti. Oh, what a dreadful foul that is. Fallo spaventoso. Attenzione, perché adesso qua nel questo secondo tempo allora li vedo più vivaci e non mi piace questa cosa, ecco. E infatti facciamo ste cagate così. Dai, ecco, ma porca puttana. Dai. Peccato. Avevo visto il gol. Ottimo lavoro. Ovviamente. Grande Joe Thomason, al 64esimo, trova il pareggio la nostra fuori classe numero 10. Well played. That's a lovely pass. Should be lucky to stay on the pitch after that one. Ai, aspetta. Ma porca puttana. Questa è colpa di Andanovic. Devo cercare un attaccante al posto di un centrocampista. Settle
Ma porca puttana. No, 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 no. Ah sì, non mi gusta. Benvenuto al nuovo spettatore. È colpa di Handanovic comunque, e qua mi sa che inizio malissimo il girone. Ottimo lavoro. Liverpool 11-4-0, ma giustamente una delle favorite alla vittoria finale. Secondo me se la giocano Liverpool 11, Flown Canaries on the Milk Float e Sensible Football Club. Tutte queste le squadre che arrivano in finale. 90 minutes, molto bene. Bab Shop secondo me non va oltre le semifinali. Andiamo, vediamo se in casa riusciamo a vincere. Campo pesante. Campo pesante dovrebbe andare meglio per le mie caratteristiche, cioè caratteristiche delle mie Saifa Babes. Peccato, subito un'occasione, peccato, è andata parata con sicurezza qui dal portiere dei loro. Allora, fermi una bella rimessa da Tony Pulis, e infatti è una meta. Ah, accidenti. Accidenti al cazzo. Ecco, vabbè. Ah, bravo, bravo, rovescia. Rovescia, rovescia, ecco. Perché tirano solo scrignate da là? Oh, peccato. Vabbè, vabbè. No, 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 Gandhi. Gandhi, eat those. Detta evita dagli amici inglesi che detestano gli argentini.
Vai, 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 vai. Peraltro Davide, non so se mi senti, ma questi qui sono vestiti come la seconda maglia della Juventus degli anni 80. Gobbacci. Peccato che la Sabogia è interessante. Dai, cerchiamo di portarla a casa. Avanti. Scorso è. Non è che posso affrontare nessuno in particolare. Sento che la gente più forte c'è già in campo, a parte quella infortunata in panchina. Cerchiamo di portarla a casa, che i tre punti qua ci servono. Cerchiamo di portarla a casa, Davide, cerchiamo di portarla a casa. Well, stop by the kicker. No, dai, keeper. Dai, no, ma se là davanti al naso è perché... accidenti, palo. Attenzione. È una difesa traballante, non ho neanche il mercato per... prendere qualcuno che sappia stare in piedi in queste situazioni. Ok, non è rotta. Occhio che se 5 minuti si riverseranno in avanti come se non ci fosse un domani, quindi cazzo, infatti. Ma cos'è questa roba? Ah, c'è anche il commento di Pizzul, non l'ho mai guardato lì in... nelle opzioni. Va bene, prima vittoria, non eccitante ma quello che ci serviva, 3 punti, e tra l'altro siamo ancora fuori dalla zona qualificazione, adesso potremmo ancora farcela. Vediamo. On the mic float ha perso, clamoroso. Liverpool 11 che vince, non è una novità. No. Io tengo Golding in panchina per ancora una giornata. Quindi giocherà Wendy Holder di nuovo. Tutto bene. Cioè, ma becco tutte le seconde maglie dei compagni. Sì, sì. Oh no, un infortunio, che scatole. Vabbè, dai. Tira, brava guaglione. Yes, perché non mi fa scegliere sostituto? Mm.
doppietta che dovrebbe essere. C'è il dodicesimo già il primo cambio, ma porca puttana. Dai, dai, no, dai, no. Well played. Well won. That's why you must defeat. Dai, dai, oh, peccato. Ciao. Ma porca troia. Oh, great determination. Oh, what a chance. Oh, superb ball there. Rigore, qua mi sa che mi si è anche rotto un'altra. Devo controllo. Bel lavoro, brava. Brava, bel lavoro. Grande Joe Tomaso. Grande. Vero amico, Charlie Brown. Charlie Brown. Throwing then. Well played. That's a corner. Attenzione qua. Bravi. Bravi. Non bene come darti qua. Peccato. No, ma neanche per sogno, la Super Cup non si gioca con le proprie manine. La Super Cup deve essere un esercizio di spiritualità e forza intellettuale. Anzi, di solito, quando la facevo una volta, non giocavo, mettevo tutte le partite in view result e guardavo solo la finale, anche se non c'ero io. Dai, no, ma perché sta roba? Well played. Dai, 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 spingiamo, accidenti a voi, ma in questo modo. Here he is then with a run. Well in there. Ma no, ma perché? Ma basta perdere, ma perché sempre passare indietro? Questa è storia. Dai, 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 dai. Ottimo lavoro. Non c'è storia, qui si fa la storia. Si perde neanche un attimo. Si vince o si perde in 11. Dai, peccato. Peccato per questi falciatori bastardi. That's played nicely to feet. Now come on, get things going with a throw. That's a lovely pass.
No, ma non vendetevi la partita, cazzo. Ottimo lavoro. Due rigori, ma anche un passo importante per la qualificazione al prossimo turno. Cazzo, ma la Golding è ancora rotta? Che palle, anche la Baker. La Woodrow, mettiamo Lady Golding qua, campo numero 4. Non credo neanche se un altro chi sta giocando. Sapidella, ecco, così mi piace, ma grandi, se prima la Sapidella, questa è Sapidona, grande coppia Dose Thomason, come non si vedeva da tempo, così in forma, ottimo. In 7 minuti già 2 gol. Non c'è storia, qui si fa la storia. Aspetta anche un attimo, il vince si perde in 11. Dai. Autogol addirittura. Ah, attenzione qua. Sembra una scemenza. Peccato perché stava andando. Primo tempo già sul 3-0. Well in there.
attenzione, valuta questa, eh. Oh, super bowl, dai, peccato. Non mi piace andare. C'è un po', abbiamo tirato un po' i remi in back. E giustamente, c'è anche gestione del risultato dopo un primo tempo arrembante. Something for points. Yeah, the boy done good. Perhaps they need a fresh pair of legs on now. Quindi prossima partita non, sicuramente non so neanche chi mettere in campo. Che puttana basta, no? Un altro infortunio che guarda, kebab shop e flon canes, partita di cartello, strano, niente, non si guarda. Stavo peggio. Imperial City dovrebbe essere fattibile. Roland, che bei nomi inglesi che hanno questi. Beh, il top club europeo ti lascio donne. L'ambizione di giocare il partito titolare non la vuole nessuno in realtà. Oh, super ball there. Che rischio. Che rischio contro sti gobbacci.
Hai avuto una visione, mi sembra che ci fossero due spettatori, invece no, sempre solo uno. Però attenzione qua. Gioca gli stagni a centrocampo. Dopo che nella partita precedente avevamo messo due gol in 7 minuti e 3 in 30, questa partita decidiamo con medio tornare alle vecchie abitudini. Shalby 0-0 qua. Gioco. Oh, rischio. Dai, no. Occhio. Well played. Dai, picchia. Well played. Here he is then with a throw. Tanto disastro tutto assieme. Addirittura due spettatori. Che bello. Dai. Peccato. That's a lovely pass. Bene, 3 punti presi col minimo sforzo e per giunta con un autogol degli avversari. Pubblico inferocito qui. Beh, vabbè, conquistato il primo posto. Attenzione. Conquistato il primo posto ad una partita. Bene, ad una partita dell'ultima giornata, vediamo quanti punti c'ho sulla seconda. 4 punti, quindi primo posto matematico. Vabbè,
Intanto chi vanno? Liverpool e Up the Eagles, Unique, 90 Minutes, Kebab Shop, Members Only, Emotion Overkill, Testers United, vediamo qui adesso. Guarda, questa me la gioco solo in... Oh, tre giornate, porca puttana, tre giornate di fortuna. Ok, cazzo. Persa, tanto ormai l'ho già fatto. Quindi qui si qualificano Safe Babes e Professional. Qua sotto On the Milk Float 16 Dwarfs. Poi c'è lo scontro diretto tra The Collectors e Binary Athletic, che però sono già qualificate. Infatti Cheeseboard non ha più opportunità di qualificarsi. Quarti di finale, e si fa sul serio, girano bello tosto, anzi girano belli tosti. Il mio è con 90 Minutes, Sensible Football Club e Testers United. Gli altri sono Kebab Shop, il gruppo A, Kebab Shop, Professional, 16 Dwarfs, The Collectors, gruppo B, Emotion Overkill, forte, Liverpool 11, On the Milk Float e Unique. Tra Liverpool 11 e On the Milk Float sarà partita di quelle brutti cazzi. Gruppo D, Binary Athletic, Members Only, Up the Eagles e Wave United. Ok, ah, che palle, guarda, guarda come partiamo, che disastro, che disastro. Oh, poi questo è il turno in cui ci buttano fuori. Ottimo caccia d'angolo. Peccato, peccato. That was a fantastic save. What a shot that was. What a shot. Butta male qua, squadre più forti, partite più equilibrate. Che pulita, accidenti, una miseria. Ok, where vai? Grande Joe Thomason. Anche nei momenti più difficoltosi, la capitana fa sentire la sua legnata. Questa è una stronzata proprio gratuita. Ball there. Bello, bello sto cambio di... cambio di campo perché... è rigorone questo. Forza capitana, grande. Due legnate. Se il capitano fa tre legnate, st-
That's a great tackle. That was a fantastic save. Ooh, corner. Situazione sfavorevole. That's a lovely pass. Well played. Forza capitana. Il tributo alla capitana, ma no. Vabbè. Capitana, facci la magia. Niente. Vabbè, 2-0. Buon inizio di quarti di finale. Sensible Football Club è una delle squadre più forti e più cazzute qua. Quindi praticamente il match più impegnativo che abbiamo beccato finora. Forza capitana. Con squadra già cortissima. Oh, it's a penalty! Ma porca troia. That's a lovely pass. Porco Gesù. Cioè, porca puttana, quanto corrono questi. That's played nicely to feet. Here he is on this run. Superb ball there.
That's played nicely to feet. It's in low! It's in the 1-1! Vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Well in there, that was a fantastic save. Ma perché sono veramente avanti? Stanno prendendo pallonate letteralmente. Thank you.
quanto neanche il mini si leve. Questo dovrebbe essere fattibile per attaccare. O diventa il match più bello della storia, poi la mia rovina per il personaggio. Ma no, ma via lontane queste robe. Ah, peccato. Via lontano sto pallone. Superb save. Questa è una squadra alla nostra altezza, anzi, praticamente sembra anche più forte, però no. Che l'abbiamo perso. Scomparsa a 4-5 partite. Oh, super ball there. Well played. No, no, il Dozer in campo la Wins e la sua sosia scarsa.
che mi alzi almeno un punto, cazzo, sennò. Con più calma, eh. Sto già perdendo. Di Windsor, grande. Well played. È grande Kitty Windsor, la duchessa Kitty Windsor. Il suo unico gol nel torneo. Il 6 risultato sul 2-2. Un altro infortunio, una titolare. Devo che mi sarà più in forma. Questo qui abbiamo già battuti. Un'altra vittoria, sì. No, dai, 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 dai. Oh, super ball there. That's a lovely pass. Oh, super ball there. Dai, Joe Thomason, faccia la magia. C'è la magia. Oh, what a dreadful foul that is! Yellow card? He should be off red! Sì. Si dicono tutti così. Wayne! Oh, super ball there! That's a great tackle! Yeah.
dai, spazzale via. Ah, peccato, dai, no, ma no. Peccato, peccato. Dai, questa si è una rischiata parecchia. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Accidenti, Joe Thomason, tu sei ciò che milioni di ragazzine vogliono essere. Inspiration. Well played. Se lui potesse il pallone che ci cambiava la stagione. Niente. Well played. Che ci porta in semifinale. Penalty! Ah, vabbè. That looks like a booking to me. Fa un cazzo come sempre, fa un cazzo. Superb ball there. Goal!
That's a lovely pass. That's a oh, what a great stop! That's played nicely to feet. Well in there. Due occasioni davanti al naso della... del portiere, tutte e due tirate nel cesso come se non fosse un domani. Well played. Everyone's up into the penalty area. Dai, dai, dai. Tira una sabolgia. Oh, good goalkeeping. Oh, superb ball there. Mamma mia, tutti i contrasti al centrocampo persi, miseramente. L'andata è andata tutto. Un più triste. Però... That's a lovely pass. Now, come on, get things going with a throw. Oh, superb ball there. So fantastic. Grande zia Gio. And the dottoressa Gio. Well won. That's a lovely pass. Well played. Guarda, sembra che abbiamo tirato fuori le palle finalmente. Well in there. But the boy done good. That's a lovely pass. Mac Golding. Well played. You'll be lucky to stay on the pitch after that one. Ma porca. Well, he was very lucky to get away with just a yellow card and a booking. Oh, check it, yeah. Okay. That's played nicely to feet. Oh, superb ball there. Here he is then with a throw. That's a lovely pass. Throw in then. Ti manca per perci la cara, meglio che non dica niente. Questo speaker basta. Oh, superb ball there. Tutto bene. The full time whistle blows. Sono battuto due niente. È andato. Ah, yeah. Ah.
cazzo col 4-0 subito in casa. Allora, partita decisiva. È più grande della storia. Cioè, vediamo. Qualsiasi risultato a noi serve la vittoria. Ok, here is them with a throw. Oh, superb ball there. Ah, cazzo. Tempo cagato qua. Superb ball there. That's a lovely pass. Oh, good goalkeeping. Gioca bene anche. Well in there. Throw in then. Well played. That's played nicely to feet. Superb save! Oh, what a great stop! Well played. Ha messo la marcatura uomo sulla dottoressa Jo. Here he is then with a throw. Oh, superb ball there. Passarle indietro. Oh, what a great stop! He'll be lucky to stay on the pitch after that one. Nicely to feet. Oh, good goalkeeping. Scusa, pensa che se l'è venduta. Oh, superb ball there. Ma fallo uscire almeno.
played nicely. Yeah, that cazzo di pallone. Perhaps they need a fresh pair of legs on now. Slight shuffle in positions for the team. Oh, l'ultima mossa di disperazione però. Tempo per la parte. Well played. Siamo fuori. Poi è quarti di finale. Highest score list, cioè, Fresh Chili, State of Frenzy, Young Rush, Kenny Dolby, Steve, che è l'unico che aveva per questo in finale, e Frogman sta giocando. E ho le mie, invece che sono andato. Sensible football club contro professional, partitone.
letteralmente partita dell'anno. E lo so, ma quello lì sarebbe anche problema minore, cioè alla fine buona parte degli sport professionistici hanno tornei simili. Il problema maggiore sarebbe il depauperamento dei campionati nazionali, cioè sarebbe da strutturare in maniera super severa, tipo come ce l'hanno in America, tipo con salary cap, draft al posto del calcio mercato come adesso, robe così. Bravo. Ok. Superb save. Ma le finali sono sempre delle due danni, ma pazzesco. Che non è per vincere i gialli. That was a fantastic save. Il club ha fatto più tiri in porta, mentre gli altri hanno più possesso di palla. Questo vuol dire molte cose. That's played nicely to feet. Throw in then. Goalkeeping.
great determination in there. Ooh, only a lick of paint away there. No, oh, beh, qua proficiency sta tornando alle cariche. Here he is then with a throw. Well in there. Well played. Inches wide, only inches. Inches wide. Come si va a rigore. Se sbaglio una roba così è probabile. Anche se è ancora lunga, altri 24 minuti. They're sending the big man forward now. Throw in then. Great save, the keeper. Well played. Superb ball there. Oh, magnificent stop by the keeper. That's a lovely pass. Dai, 8 minuti poi ci si diverte seriamente i calci di rigore. That's a lovely pass. Io tiro per Fakers, andato. C'è tensione sullo sguardo del tiratore. What a goal! Ce la fa. Superb strike! Secondo me lui lo sbaglia. What a goal! Lui lo sbaglia, lui lo sente. Lui lo sbaglia. Serie di rigori pressoché infinita. La tensione si fa sentire sempre di più. It's in the net!
Una serie di rigori più lunghe della storia. Vediamo. E anche il terzinaccio destro di sotto non sta in piedi. Non ti va in portieri. No. Adesso è detto che è portieri. Vogliono sapere di finire. Fantastico! Accidenti a cazzo, uno lo decida e basta. Eccolo là, chiamato, vincono quindi i professionals 14-13. Ok, stiamo chiudendo.